bellissimo da vedere, perché uno ha subito una sensazione di precisione, di pulizia. E soprattutto questo è anche un impianto che permette di avere un gorgonzola molto sicuro dal punto di vista microbiologico, soprattutto per le esportazioni in Europa ma anche fuori dall'Europa. Non dimentichiamoci che l'export fuori Europa ci sono dei parametri che le nostre leggi europee comunque ci permettono di avere, nel senso nel rispetto di certi parametri di vendibilità dei prodotti, cosa che fuori dall'Europa in molti casi, tipo Australia, Canada e Stati Uniti, li usano come barriere non tariffarie, cioè alzano i livelli di ingresso dei nostri prodotti, come quando avrete sentito che il prosciutto di Parma era impossibile esportarlo negli Stati Uniti per un problema di listeria, che è un batterio nel nocciolo dell'osso, irrisolvibile per loro. E quindi queste sono tutte cose che però con questo impianto qua noi riusciamo a dare, che sui mercati più difficili, e vincere questa competizione, ma soprattutto queste barriere che loro pongono, che sono solo degli ostacoli all'ingresso, perché comunque i nostri prodotti italiani normalmente sono riconosciuti come i migliori al mondo proprio per la capacità, la biodiversità del territorio, la capacità di famiglie che da generazioni hanno tramandato la passione, perché si parte dalla passione, perché la capacità va bene, però se non c'è passione in parallelo non si ottengono certi risultati, perché la passione vuol dire lavorare sempre con costanza, con metodo, trasferire alle generazioni che vengono quel savoir-faire che è l'arte casera italiana, che per esempio in Nord Europa non ce l'hanno, sono abituati a fare delle commodities.